Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto io vi porto i saluti della nostra dirigente scolastica, la professoressa Antonella Flori, che prossimamente, insomma, sarà anche lei in videoconferenza qua insieme al sindaco. Inizio innanzitutto con salutare tutti gli studenti che sono a casa e che in questo momento, in questi mesi, sicuramente non è stato un momento semplice da gestire, con una modalità, ecco, di interfaccia con il corpo docente online, quindi da remoto, e sicuramente avrà creato qualche difficoltà, ma so anche che si sono resi molto disponibili per imparare questi nuovi metodi di approccio e di apprendimento. Faccio un piccolo resoconto su quello che è stato fatto fino adesso dalla scuola in collaborazione con il comune, in particolare con la Protezione Civile, perché sono stati consegnati agli studenti che ne erano sprovvisti di computer. Fino adesso ne sono stati consegnati 28. Altri sono stati acquistati grazie ai fondi messi a disposizione dal governo e quindi verranno nei prossimi giorni consegnati a chi è rimasto, diciamo, sprovvisto. Mentre c'è una parte, diciamo, che non è riuscita ad avere il PC per diverse motivazioni, anche di carattere, diciamo, strutturale, non avendo connessioni internet. Per questi è stato attivato questo tipo di servizio, che si tratta di stampare gratuitamente il materiale per i compiti che verranno poi consegnati dalla Protezione Civile, per cui è necessario inviare una mail o comunque una telefonata alla scuola. L'indirizzo mail è scuole@maestri.gmail.com. Va indicato il nome e cognome dello studente, la scuola e la classe frequentata. L'indirizzo è un recapito telefonico per la consegna. È un servizio, appunto, gratuito che parte da oggi, che si rivolge a tutti gli studenti che risiedono nel comune di Taglio di Po e che frequentano, appunto, l'istituto comprensivo. Va, diciamo, a sopperire, ecco, quella mancanza di strumenti per l'apprendimento da remoto. Approfitto poi di questo momento per ringraziare anche il corpo docente, perché so che si sono dati particolarmente da fare in questi mesi per apprendere queste nuove modalità. Ecco, non sempre è stato semplice di approccio nei confronti degli studenti, e so anche che un'attenzione particolare è stata rivolta anche ai bambini della scuola dell'infanzia, per cui, ecco, va il nostro ringraziamento e l'auspicio, ecco, di un buon lavoro, sperando, insomma, che quanto prima le scuole possano riaprire, perché sono luoghi non solo di apprendimento, ma anche di relazione sia tra compagni che con i docenti. Per cui, innanzitutto, ecco, nel frattempo, buon lavoro comunque a tutti in questa fase, che comunque non è semplice, ma che comunque stiamo affrontando bene, insomma, mi sembra.